Buon pomeriggio. Visto che qua siamo in casa, dobbiamo inventarci le cose più assurde e pensiamo tanto. Ricordo che tanti anni fa, diciamo più o meno 40, negli Stati Uniti mi fecero provare del burro di arachidi o crema di arachidi. Però, siccome io qua ne avevo in casa un bel po', ora proviamo a farla. Diciamo, è un alimento tuttofare che fu inventato, se ti ricordo bene, 2 secoli fa da un vecchio farmacista americano che fece questo burro di arachidi che ha le stesse proteine della carne, però ovviamente è molto, molto meno costoso e quindi più adatto ad una popolazione povera. Negli Stati Uniti lo usano un po' per tutto. E che lo mettono nei dolci, lo spalmano sul pane, lo mettono dentro i panini. Io ricordo però che lo prendevo da un vasetto, quando il pomeriggio arriva quel tocco di fame, uno non ha voglia di fare merenda, preparare qualcosa, un cucchiaio di questi è state bene. Prendere le arachidi, romperle e si mettono in una teglia. Le arachidi vere e proprie, non ha importanza, per ora si mettono con tutta la pellicina, poi vi spiego, perché poi questa cosa bisognerà metterla in forno, si fanno tostare per una decina di minuti a 150-160 gradi, poi si fanno raffreddare, una volta raffreddate si toglierà la pellicina e quindi si rimette poi in forno per un altro 10 minuti, il tempo di farle tostare, ma non troppo. La fase è finita. Poi, come vedete, lo faccio vedere meglio. Ora queste le mettiamo in forno per una decina di minuti, con un forno a 150, 100, 160 gradi. Forno avevo già riscaldato. Lo mettiamo dentro per una decina di minuti. Arachidi da questa prima permanenza in forno, lo facciamo raffreddare un po' e poi togliamo la pellicina rossa Ora che che c'è fuori. sono raffreddate, possiamo cominciare a togliere la pelle. È un lavoro che dura, però il tempo per ora qui l'abbiamo. Questo ancora è. Togliamo la pelle. La mettiamo tutta a parte, poi buttiamo le pelline tra i rifiuti e rimettiamole. Le arachidi qui sulla teglia. Ecco, l'abbiamo pulita, rimesse qui nella teglia, ora rimettiamo nel forno per un'altra decina di minuti, il tempo che si imbruniscano un po'. Ecco, qui sono state tostate leggermente i semi di arachidi e ora facciamo il burro crema, come lo volete chiamare voi. Allora prendiamo i semi di arachidi e li mettiamo dentro questo contenitore, sempre stando attento a non bruciarli. Aggiungiamo ci vorrebbe un po' di miele, insomma, ma non ne ho in casa, anche perché a me il miele non piace tanto. Mettiamo un cucchiaino abbondante di zucchero, poi un filo d'olio. Bisognerebbe usare olio di semi di arachidi, ma anche quello non ce l'ho, uso olio d'oliva. Poi mettiamo se avete un mixer, un frullatore è bene, se no
Ogni tanto aggiungete un altro poco d'olio, poi alla fine lo scoprirete da soli. Se volete un impasto più morbido e stampabile, oppure a questo punto mettiamo anche un pizzico di sale. E poi continuiamo col mixer, però fermiamoci ogni tanto per evitare che l'impasto riscaldi molto. Ecco, l'abbiamo messo in un contenitore ermetico che andrà messo in frigo. Vedete che in frigo questa cosa si conserva per non più di 2 settimane. Ma sfido chiunque a non consumarlo prima. Lo assaggiamo. È riuscito bene.